3, 2, 1, check, azione. Ciao e bentornati nella mia cucina. Oggi siamo senza lo scefino Michele. Andiamo meglio. Allora, vogliamo fare anche oggi un unboxing alimentare molto interessante perché ho trovato un altro prodotto che io non ho ancora assaggiato, ne vado matto. Sono le merendine del signor Gastone Lago, eccole qua. E abbiamo voluto paragonarle con le crostatine alla bicocca del Camerino Bianco. Sono due prodotti che si assomigliano, sono crostatine anche quella del signor Gastone Lago, sempre la bicocca. E vediamo, facciamo un assaggio, vediamo la differenza. Allora, iniziamo con vediamo un po' la confezione del Mulino Bianco. Quelle del Mulino Bianco non c'è paragone, cioè sono molto più belle le confezioni, proprio esteticamente. E leggevo prima, prima di metterlo qua, farò tutto un pipone qua, che usano senza additivi, senza conservanti, anche loro senza olio di palma, purtroppo, perché se volete qualche rimetto sull'olio di palma, andate a vedere il video che fa Dario Bresanini, è un l'amichevole chimico di quartiere, si fa chiamare, lui vi spiega tutto sui grassi e vi fa capire bene che cos'è l'olio di palma. Allora, poi vi dice bene che la confezione sono riciclabili e che loro usano tutta energia elettrica da fonti rinnovabili. Vabbè, scusate, piceno. Gli ingredienti qua loro usano con albicocca al 27%, burro, zucchero, olio di girasole, quindi hanno sostituito l'olio di palma con l'olio di girasole, le uova fresche, in particolare sulle uova fresche, tutti se la menano sulle uova fresche, ma cancellate la nonnina che spacca le uova con le mani, no? Cancellate tutto. Le uova fresche che intende l'industria sempre, sono dei, come dire, dei sacchetti grandi a seconda dell'uso che ne hanno, in cui ci sono all'interno delle uova già pastorizzate. Loro prendono le uova, non so il motivo tecnico, dovresti informare, non mi dovrei informare, l'avevo letto però non mi ricordo più il motivo per cui le possono chiamare uova fresche. Sono per legge uova fresche, ma in realtà sono delle uova già pastorizzate e confezionate, quindi non è che arrivano i cartoni delle uova con le uova da rompere, sono dei pastone di uova, si usano anche in cucina normalmente, praticamente le vendono nel Tetra Pak, come le Tetra Pak, si trovano anche in giro nei supermercati, solo l'albume che le usano gli sportivi per le proteine e fanno sia il solo albume, il solo tuorlo e il misto. Per fare il pan di Spagna si può usare quel tuorlo lì che viene fuori un albume, solo quell'albume lì che è già pastorizzato, privo di grassi, viene fuori un ottimo pan di Spagna, bello alto. È un buon prodotto, niente da dire, però non è l'uovo della gallina appena deposto. Quindi, o meglio, in origine era quell'uovo lì, poi viene lavorato, pastorizzato e può essere venduto come uovo fresco. Boh, fatto tutto sto pippone, andiamo. Burro, uovo, abbiamo detto, lievito, latte scremato in polvere, sciroppo, glucosio, fruttosio, aromi. Beh, il packaging è bellissimo, però il signor Gastone Lago mi piace perché è da Padova ed è qua vicino a dove abito io, quindi vediamo un po'. Allora, le albicocche sono al 27%, 28 contro il 27 del vino bianco, il signor Gastone è al 28%. Poi vabbè, zucchero, pectine, margherina, grande la margherina con olio di cocco, buonissima, burro, uova, lievito anche questo, latte in polvere, ma non c'è neanche lui, c'è l'olio di cocco. Vabbè, io direi di aprire. Prodotto in Italia è prodotto come al solito a Padova, Lago Group, bellissimo. Vediamo, facciamo una prova. Allora, apriamo. Il prezzo ovviamente come al solito non me lo ricordo, mi ricordo solo in particolare che quelle del signor Gastone al chilo costavano la metà rispetto a quelle della Mulino Bianco, questo è il particolare che mi ricordo. Allora, prima cosa che salta all'occhio, questa è anonima, cioè
viene dalla confezione, ma all'interno sono noi. Vedete? E non c'è neanche, non c'è la scadenza singolarmente, mentre quella del signor Gastone, che effettivamente è più serio il discorso, ha riportato nuovamente tutti gli ingredienti. C'è la confezione così, non è trasparente, è proprio tutta più bella, diciamo. Ecco, questo è un po' meglio. E c'è la scadenza, ognuno la sua. Sì. Quindi, come packaging esterno meglio quello bianco, come packaging interno preferisco quelle del signor Gastone. Io. Vediamo un po'. Assaggiamo prima quelle del mulino bianco. Io voglio prendere il pezzo interno perché sennò non mi interessa questo. Sono sempre buone. La frolla è morbida e c'è anche la bicocca, però è buona. Vediamo quella del signor Gastone. Beh, l'aspetto è bello anche questa. Forse la cottura non è uniforme di quella del signor Gastone, effettivamente. Quella, se vedete, la parte sotto in questo caso è meno co è più cotta rispetto a quella di sopra. Adesso mi perde il tracking. Ok, siamo andati in tilt per una merendina. Allora, dicevo, la cottura nemmeno è uniforme. Vediamo sempre di aprirle e voglio sempre la parte interna. Voglio vedere in particolare quanto zucchero contengo, perché vediamo un po'. Grassi, di quei zuccheri, beh, per 100 grammi 33. Allora, merendine del mulino bianco 33 grammi, quindi 33%. Mentre il signor Gastone ne ha 31. Però vedi. Allora, ne ha un po' meno, ma in inerzia è meno. Il signor Gastone come come zuccheri, però al palato sembra molto più, sembra più zuccherata quella del signor Gastone, nonostante che ha meno zuccheri. Assaggiamo un po' il bordo. Buone, buone tutte e due. Buone tutte e due. Quella del mulino bianco, l'albicocca è più buona. Perché? Sì. Probabilmente il signor Gastone qua ha usato troppo acido citrico. Forse come conservante, non lo so. E la frolle sono buone tutte e due, proprio. E come albicocca preferisco quella del mulino bianco, proprio come gusto. Quindi, come prodotto finale, sono tutti e due validi. Forse quella del mulino bianco ha un punto in più. Ha un punto in più. Però, come alternativa, anche quella del signor Gastone sono buone. Non c'è un promosso a. C'è una leggera differenza per quella del mulino bianco, secondo me. Quindi due buoni prodotti. Quella del signor Gastone costa la metà rispetto a quella del mulino bianco. Vedete voi quello che preferite. Va bene, sono buone quelle del mulino bianco. No, sono buone quelle del signor Gastone. Però quella del mulino bianco, come albicocca, si vede che è un prodotto, una miglior selezione di albicocche. Albicocche anche la usano, delle marmellate già fatte. Comunque è un buon prodotto. Tutte e due. Leggermente meglio il mulino bianco. Bene, con questa abbiamo concluso. Prendete quello che volete, poi alla fine. E ricordate, siamo ciò che mangiamo. Ciao!